Epidemia in calo, tasso di positività al 2,12%, su più di 3.000 tamponi, 2 decessi nelle ultime 24 ore. Veneto in fascia gialla da lunedì, Zai al governo, decreto da correggere. Decreto riapertura e dura presa di posizione di Confartigianato, il governo, faccia un passo indietro. Tragico schianto, motociclista 62enne muore sul colpo, moto incastrata sotto un camion. Seminavano il terrore nell'Alto Vicentino, razziavano abitazioni, auto, i carabinieri arrestano due nomadi. Confronto in consiglio comunale sull'acquisto di Palazzo Thiene, replica del sindaco e i dubbi dell'opposizione. Corcizia, l'altra faccia dell'asporto, un messaggio del sindaco Di Creato ai cittadini, chiama il paese, lo rispetta. Buonasera, benvenuti a TG Vicenza. Apriamo il nostro telegiornale con i dati che ci arrivano dall'azienda zero della Regione del Veneto, che ci dicono che in questo momento abbiamo 23.204 casi positivi in Veneto. È un dato in netto calo, sono 417 le nuove positività riscontrate con i tamponi pomeridiani. Scendiamo nella seconda parte della tabella per vedere qual è la situazione della sanità in Veneto. Sono 1.390 le persone ricoverate in area non critica, 220 quelle in terapia intensiva. Sono da segnalare purtroppo anche 10 decessi. Vediamo invece qual è la situazione dell'emergenza coronavirus nell'area iberica, dove nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 3.433 tamponi, di cui 73 sono risultati positivi, vale a dire il 2,12%. Nell'ultima giornata ci sono stati 2 decessi e sono 68 i guariti. E sul tema delle riaperture del coprifuoco e del decreto emanato dal governo è molto critico il governatore Luca Zaia. Veneto in giallo, il 26 aprile è un traguardo ma soprattutto un nuovo punto di partenza. Riaprono le attività produttive ed è una bella boccata di ossigeno per l'economia. Restano però i limiti imposti dal decreto, per cui Luca Zaia auspica un ripensamento da parte del governo. Il decreto è stato approvato, insomma, la speranza è l'ultima a morire, spero che sia oggetto di un tagliando. È ragionevole rivedere i dati epidemiologici da qui ai prossimi giorni e pensare magari che magari con maggio si apra un nuovo scenario. La speranza è quella di pensare che quelle incongruenze che ancora oggi sono visibili vengano risolte. Si scalda il tema del coprifuoco delle 10 di sera, un limite che blocca le serate nei locali e quindi rischia di avere ripercussioni pesanti sui turisti, che potrebbero scegliere di andare in altre località che non impongono restrizioni agli orari. Anche qui abbiamo preso atto che il coprifuoco non è un problema dettato dai sanitari. Ci è stato detto che non è una questione politica. Allora, se è un problema politico, non è un problema, perché non ha nessun senso chiudere le persone in casa se il problema non è di natura sanitaria. E a me sono concesso, insomma, che siamo sempre di fronte a una privazione importante della libertà. La conclusione è con il piano di somministrazione vaccini per classi di età sulla base delle forniture annunciate dal piano nazionale del 3 marzo, piano che verrà aggiornato ogni 2 settimane in base alle consegne delle dosi che si spera da giugno aumentino. Le previsioni ad oggi ipotizzano che dal 3 maggio al 6 giugno venga vaccinata la fascia 60-69 anni, dal 31 maggio all'11 luglio via libera ai 50-59 anni, dal 5 luglio all'8 agosto tocca ai 40-49 anni, 30-39 anni dal 2 agosto al 5 settembre, 20-29 anni dal 30 agosto al 3 ottobre, 16-19 anni dal 27 settembre al 17 ottobre. Prima dell'estate riusciamo a vaccinare veramente gran parte della popolazione, soprattutto quella più a rischio. Questo dipende dalla fornitura dei vaccini, perché se fossimo inondati di vaccini, vi dico già che tutte queste robe che vedete vanno tutte anticipate alla grande. Sul tema del decreto è molto critico anche Confartigianato. Vicenza. Anche il nuovo decreto colpisce la nostra categoria, forse in modo definitivo. Alcuni provvedimenti sono veramente illogici, quali ospitare i nostri clienti solo all'aperto, in un periodo dell'anno dove le temperature non sono certo favorevoli. Quindi vuol dire limitare tantissimo sia chi non ha lo spazio, ma anche chi è fortunato ad averlo. Le temperature sono nostre nemiche in questo momento. Il coprifuoco alle ore 22, illogico e irrazionale.
Noi chiediamo di spostarlo almeno fino alle 23, perché vuol dire uccidere completamente la clientela serale, che è quella che per noi ovviamente è molto importante. I tavoli da 4 vuol dire limitare tantissimo gli spazi. Quindi ecco, chiediamo un passo indietro da parte del governo, che ascolti almeno una volta il nostro grido di dolore. Ci aspettiamo una chiusura di tantissime imprese nel mondo della ristorazione. Quindi vuol dire posti di lavoro persi, famiglie alla disperazione. E siamo andati a vedere che cos'è cambiato in quest'anno di Covid nel 118 su MD Vicenza. Il 118 è stato preso proprio di mira come unico referente per cercare di dare delle risposte a quella bruttissima situazione. Il Covid ha messo a dura prova anche il servizio del SUEM 118 in prima linea fin da subito nella pandemia per cercare di rispondere alla richiesta di informazioni da parte dei cittadini disorientati da quanto stava accadendo, operatività che li ha visti in prima linea anche direttamente sul campo. Ci siamo trovati di fronte a situazioni che ovviamente venivamo richiesti per problematiche tipo uno svenimento, quindi pensavamo a tutt'altro, poi si arrivava e lo svenimento a volte era dovuto alle complicanze del Covid. Protocolli rigidi, attrezzature, presidi sanitari li hanno tenuti lontani dal virus, ma la sua estensione a macchia d'olio alla fine ha colpito anche loro. A tutto questo si aggiunge la normale operatività, in particolare gli interventi per incidenti stradali. Questo ha messo nuovamente a dura prova anche le nostre terapie intensive, che hanno avuto un sovraccarico, il pronto soccorso stesso. Oggi l'impegno continua anche sul fronte vaccinazioni domiciliari di soggetti particolarmente fragili, impossibilitati ad uscire e magari avere anche delle piacevoli sorprese. Mi sono trovato di fronte da vaccinare la mia professoressa ancora del liceo classico di matematica, che con la veneranda età di 100 anni ho vaccinato. La cosa più bella è che ci siamo riconosciuti a vicenda, quindi questa è stata una cosa che ha riempito anche di un lato umano che a volte viene un po' messo da parte, che invece è preponderante nel nostro mestiere. Andiamo alla cronaca con un incidente stradale che ha avuto esito mortale. Tragico schianto a Sandrigo, a perdere la vita un motociclista di 62 anni, l'uomo Pellegrino Zanetti, residente a Fara Vicentino, alla guida della sua Ducati 849, stava percorrendo via Chizzalunga in direzione Breganze, quando all'altezza di un'attività commerciale non riusciva ad evitare l'impatto con un autotreno, alla guida un 38enne di Tiene, che proveniva dalla direzione opposta ed impegnato in una manovra di svolta a sinistra per entrare all'interno dell'azienda. L'impatto è stato violentissimo, la Ducati si è incastrata tra gli assi posteriori della motrice, finendo poi trascinata per oltre una decina di metri. Per il 62enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al SUEM, i vigili del fuoco che hanno liberato la moto, mentre per i rilievi è intervenuta la polizia locale Nord-Est Vicentino, disposto dal pubblico ministero l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale. Ancora cronaca con l'arresto dei componenti della banda del Doblò Bianco. Hanno finito di seminare il terrore tra i residenti dei comuni di Marano, Zanè, San Vito di Leguzzano e Giavenale. I carabinieri di Tiene hanno stretto le manette attorno ai polsi di due nomadi di origine sinti, Giosuè Innocenti e Elt Blu, di 23 e 41 anni, accampati abusivamente nella zona industriale vicino all'argine Leogra. I militari hanno appurato che la coppia, con un sistema ben collaudato tra metà aprile e fine ottobre 2020, ha razziato auto in sosta e abitazioni asportando denaro, mulini in oro, borse lasciate sui sedili delle macchine e ancora portafogli e cellulari. I due giravano con un furgone Doblò bianco, battendo a tappeto parcheggi di supermercati, centri abitati, e una volta addocchiata la vittima, per lo più donne, agivano in maniera fulminea, approfittando del momento di distrazione o di assenza. Così a Marano hanno rubato l'incasso al dipendente di una pizzeria in consegna a domicilio durante il lockdown. A Malo hanno rubato preziosi per 16.000 euro da un'auto ferma al centro diurno per anziani, preziosi che la donna portava con sé per timore dei ladri in casa. O ancora il furto di una Fiat Abarth, poi recuperata in un bosco, lasciata per una manciata di minuti fuori dal bar con le chiavi inserite. Ad aiutare i militari nelle indagini le molte testimonianze che hanno fornito precise descrizioni dei due e i siti social. Avevano rubato le elemosine in chiesa, sono stati individuati e denunciati. Rubano
la cassetta delle offerte con lumino annesso dalla chiesa della frazione di Costo di Arzignano, bottino le elemosine dei fedeli, circa 50 euro, monetina più, monetina meno. A dare l'allarme il parroco stesso. Una breve ma intensa attività investigativa consente ai carabinieri della locale stazione di individuare e denunciare in stato di libertà gli autori del furto, un 45enne di Chiampo e un cittadino straniero di 34 anni. I due dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Cambiamo decisamente argomento perché arriva in consiglio comunale la faccenda di Palazzo Thiene ed è subito Baruffa. Consiglio comunale in tempo di Covid. La democrazia va di scena online. Protagonista Palazzo Thiene. L'acquisizione da parte del comune di Vicenza, annunciata dal sindaco, alimenta le domande della minoranza di centrosinistra. Per noi deve rimanere appunto in disponibilità della città, non deve essere un museo, non devono essere appunto alberghi, residenze di lusso. Quindi lo confermate questo? Sì, però vogliamo vedere perché abbiamo capito che c'è di più di quello che sta venendo fuori o che è venuto fuori. C'è di più di quello che è venuto fuori. Questo è il sospetto del centrosinistra. E allora la domanda sorge spontanea. Cosa c'è di più? Abbiamo capito che ci sono delle altre offerte, ci sono delle altre ipotesi sia per l'acquisizione sia per la gestione. Ma di privati però? No, non di privati, anche di fondazioni, che quindi le fondazioni anche legate alla città. Attenzione, le fondazioni, lo ricordiamo, sono private e invece vogliamo che Palazzo Thiene torni ai cittadini. L'unica strada è che sia il comune ad acquistarlo, come avevano auspicato anche i consiglieri dell'opposizione. Ricordate? Il comune ha questa possibilità e quindi è giusto che faccia capire che è pronto a fare la sua parte, quindi a esercitare il diritto di prelazione. Bisogna innanzitutto far valere un diritto di prelazione e in ogni caso considerare i vincoli che ci sono su questo palazzo. È fondamentale che l'amministrazione provi a esercitare il diritto di prelazione. Lo chiediamo come forze politiche di minoranza, è un dovere morale nei confronti della città e dei cittadini di Vicenza. Così il 4 febbraio. Oggi, che finalmente il sogno può diventare realtà, l'opposizione frena e sostiene che c'è altro da considerare. Ma altro cosa? Abbiamo tante domande, nel senso che il sindaco perché va in trattativa privata? È il prezzo migliore questo qui? E poi cosa si farà un domani? Domande, e le domande sono sempre legittime, ma cosa rispondono il sindaco e l'assessore al bilancio? Le problematiche sulla gestione mi pare che sono solo delle scuse della sinistra che si è trovata spiazzata davanti ad un'operazione unica che loro non sono mai riusciti a fare e che noi invece riusciamo a fare, cioè quello di riportare questo importantissimo palazzo nella disponibilità del patrimonio comunale e nella disponibilità di tutti i cittadini. Mi ha molto meravigliato il cambio di posizione del Partito Democratico, in particolare delle minoranze, che con futili motivi si sono opposti, pur sapendo che la proposta che ho fatto è comunque condizionata al voto di Consiglio Comunale quando eventualmente ci fosse l'accettazione da parte dei venditori. Quella su Palazzo Thiene è una battaglia che Rete Veneta ha condotto anche grazie alle segnalazioni, alle richieste dei cittadini, di voi telespettatori. E avete sempre la possibilità di segnalarci situazioni che non vi vanno bene. Se avete un problema davanti a casa, ditelo al vostro sindaco tramite Rete Veneta. Mandate una mail a vicenza@reteveneta.it o segnalateci tramite il numero sms che vedete in sovrimpressione o tramite la pagina Facebook gli amici di Rete Veneta Vicenza. E questa non è una segnalazione ma è una richiesta che arriva dal sindaco di Creazzo. Scatti fotografici uno dietro l'altro, parlano i cestini, parlano le strade, parlano le piazze, i sentieri di campagna, parlano e raccontano una delle facce nascoste delle restrizioni imposte dal Covid, l'altra faccia della luna, l'altra faccia dell'asporto obbligatorio, locali vuoti dentro, fuori, a volte, spesso, il degrado, una segnalazione che arriva in redazione dai cittadini di Creazzo, un paese pulito, ordinato, ma qualcuno ha ceduto alle buone regole. Proprio in questo momento in cui i locali sono colpiti dalle clausure e dalla crisi, costretti a lavorare a scartamento ridotto, i cittadini sono chiamati a un patto delle responsabilità e della solidarietà con bar e ristoranti, un patto dell'educazione e della civiltà, perché l'abbandono dei sacchetti, dei bicchieri, delle bottiglie, dei rifiuti non è mai accettabile, ma tantomeno lo è in un momento come questo in cui non ci sono alternative all'asporto. E noi oggi
oggi portiamo la questione anche al sindaco di Creazzo, Carmela Maresca, che lancia un messaggio a tutti i cittadini. I nostri ragazzi della Consulta Giovani hanno notato questo e si sono offerti sia sabato che domenica a pulire proprio il paese. Quindi andranno in giro per la piazza, per le vie della collina, per i sentieri, andranno nella prossimità del polisportivo proprio per raccogliere i rifiuti. Io chiedo questo ai cittadini, veramente lo chiedo con tutto il cuore. Visto che siamo in un bel paese circondato da meravigliose colline, manteniamolo pulito. È un senso nostro di responsabilità e di educazione civica. È fondamentale. Amare un paese vuol dire anche avere rispetto dell'ambiente in cui si vive. Parliamo ancora dei rifiuti perché è in arrivo una rivoluzione proprio a Vicenza. Dovremmo appunto arrivare ad un servizio con dei costi diciamo efficienti, con un servizio di alta qualità e soprattutto di arrivare anche alla riduzione dei rifiuti, ma non solo alla riduzione dei rifiuti ma anche al recupero, perché non è inutile darci obiettivi alti di percentuale di raccolta differenziata, poi abbiamo, se andiamo poi a vedere i dati, abbiamo delle percentuali di recupero molto basse. Sono 90 i comuni della provincia di Vicenza che si sono costituiti per una gestione comune delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti urbani. Per quest'anno il Consiglio di Bacino individua tre priorità: l'ottimizzazione della raccolta e del trasporto dei rifiuti, la pianificazione del sistema dei centri di raccolta e quantificato il fabbisogno degli impianti di trattamento. Una rivoluzione del servizio che dovrà uniformare le abitudini di 6.800 abitanti, attualmente gestito da 8 società. Quale sarà lo strumento giuridico che metterà insieme tutti questi 8 gestori? Ecco, questo è un punto interrogativo sul quale stiamo lavorando assieme, voglio dire, ai gestori e ai consulenti che ci stanno aiutando a capire veramente quale futuro ci sarà, perché rendiamoci conto che ci sarà una rivoluzione veramente in tutti i sensi. Perché? Perché entro il 31 dicembre questa cosa deve essere fatta e quindi stiamo facendo le corse. Questo era l'ultimo servizio del TG Vicenza. Ricordiamo che dopo la nostra informazione andrà in onda Sport in Casa con Alex Iuliano, che parlerà del campionato di eccellenza con l'allenatore Moreno Visentin. Questa sera il nostro direttore Luigi Baccialli avrà come ospiti a Focus Guido Ambrosini, Claudio Borgia, Deborah Del Monego, Gianfranco Peruglia, Angela Silvestrini, Laura Stevanin ed Ettore Tamà. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo al meteo. Nuovo Renault Captur. Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL. E con il motore E-Tech Plug-in Hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene. Bentrovati al meteo. Weekend della liberazione all'insegna dell'alta pressione, con temperature in aumento in perfetto stile primaverile, ma da lunedì si alterneranno pioggia e ondate di calore. Il dettaglio di sabato 24 aprile. Sul Veneto generali condizioni di bel tempo, la nostra regione godrà di una giornata asciutta e soleggiata. Il cielo sarà sereno o al massimo velato, qualche addensamento in corrispondenza dei rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature gradevoli, lievemente sopra la media del periodo, minime tra 5 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 18 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora a Vicenza, in città ma anche in provincia poche novità, l'anticiclone si espande regalandoci un sabato anche qui all'insegna del sole, non sono attese precipitazioni degne di nota. Il cielo si presenterà terso e limpido, qualche nuvoletta ci sarà ma insomma nulla da segnalare. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto, arrivederci. Nuovo Renault Captur. Scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL. E con il motore E-Tech Plug-in Hybrid. Scegli tu quando guidare elettrico. Nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene.